Benvenuti ad Appunti e Dintorni. Partiamo in questa giornata dedicata alla sensibilizzazione per celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne da Associazione Contatto Donna, ma potrebbero essere tante altre associazioni. Noi partiamo da questa Vigevano in Castello Sforzesco perché inizia una 4 giorni intensa di appuntamenti, iniziata stamane, prosegue nel pomeriggio e anche in serata. Ci sono dibattiti ma anche esposizione di manufatti, mostre di pittura, proiezione di filmati dove le donne sono protagoniste, ma si insiste soprattutto su questa tematica della violenza. Anche nello spettacolo di questa sera, dalle 21 alle 23, Scarpette Rosse, con le coreografie di Marcella Previde Massara. Nella nuova strada sotterranea del Castello Sforzesco c'è anche la mostra di pittura visibile nel pomeriggio, e poi da venerdì a domenica anche altri appuntamenti sia nella Sala del Duca che nella strada sotterranea. L'ingresso è libero con Green Pass. Un altro evento sempre su questo tema è quello che arriva da Broni alle 21 questa sera al Teatro Carbonetti, Non più silenzio, con i cantanti Melody Castellari e Alessandro Alù, accompagnati dal pianista Andrea Gibaudo, alternati a momenti di recitazione proprio sul tema della violenza sulle donne. Anche qui ingresso gratuito, le prenotazioni però vanno fatte allo 0385 54691 oppure 366 8190 785. Le forme dell'anima, organizzata dall'associazione Progetto Voghera in collaborazione con l'assessorato alla cultura, c'è un'iniziativa oggi alle 18 in Biblioteca Civica Ricottiana, l'incontro letterario con Luigi Garlando, giornalista e scrittore milanese. Venerdì alle 17 presso la stessa biblioteca, convegno Giannina Censi e il futurismo in collaborazione con il Mart di Rovereto. Sabato alle 17.30 invece presso il Circolo Ritrovo l'incontro letterario con la scrittrice Francesca Diotallevi, autrice del romanzo Le stanze buie. Poi alle 21 la proiezione del documento sul pugile Giovanni Parisi, Flash, la leggenda di Parisi, prodotto da Iria. Anche qui eventi a ingresso libero con Green Pass fino ad esaurimento posti. Informazioni sul sito progettovoghera.org. Andiamo invece al Teatro Fraschini di Pavia perché è un ricco weekend all'insegna dell'opera, il capolavoro verdiano per eccellenza, Il Trovatore, venerdì alle 20.30 e in replica domenica alle 15.30. Sul podio dell'Orchestra di Opera Lombardia debutta Jacopo Brusa con la regia di Roberto Catalano. Biglietti che sono acquistabili online su Viva Ticket o alla biglietteria del Fraschini da lunedì al sabato dalle 16 alle 19 oppure un'ora prima di ogni spettacolo. È obbligatorio Green Pass, esentati solo i bambini sotto i 12 anni. Informazioni sul sito teatrofraschini.it. Il museo a porte aperte a Pavia inizia da questo weekend una serie di visite guidate al castello, ai musei, alle sue mostre, visite teatralizzate, passeggiate storiche in lingua inglese, spettacoli, laboratori didattici, caccia al tesoro per i più piccoli. Sono alcune di queste iniziative in programma che animeranno gli spazi dei musei civici nelle prossime settimane, già a partire da questo venerdì 26. Costi e ingresso promozionale a 5 euro, gratuito per i minorenni, gli over 70 e tutti gli aventi diritto. Per informazioni e prenotazioni potete scrivere a museicivici@comune.pv.it. E poi torna il Festival dei Diritti, di cui le nostre testate Pavia 1 TV e Lombardia Live 24 sono media partner, insieme alla nostra società editrice, Agenzia Creativamente. Oltre a tutti gli appuntamenti con Marzia Forni al sabato alle 10 in spazio aperto, noi vi diamo anche qui in appunti il calendario degli appuntamenti, partendo da Mario Calabresi, giornalista e scrittore, che inaugurerà questo festival mercoledì 1 dicembre alle 16.30 nel corso di un incontro in streaming organizzato appunto da CSV Lombardia Sud, centro di servizio per il volontariato, intitolato Risvegli, sguardi sul mondo per credere nel futuro. Tutto il programma lo trovate su festivaldediritti.org o sulla pagina Facebook. Vigevano Milano, le sculture lignee a confronto, un'esposizione che porta fino al 16 gennaio nella sala della Balla del Castello nel periodo del Rinascimento milanese, con l'ancona di San Giuseppe che proviene dalla chiesa della Madonna dei Sette Dolori di Vigevano e con pianto invece dalla chiesa di San Dionigi. Andranno esposti nello stesso spazio in cui ci sono già gli arazzi dei mesi di Bramantino, commissionati
da Gian Giacomo Trivulzio e realizzati sui telai della manifattura di Benedetto da Milano, proprio Vigevano, nei primi anni del 1500. Informazioni e biglietti sul sito milanocastello.it e obbligo il Green Pass. I Graduali Miniati invece sono nella biblioteca monastica della Certosa, sono 4 graduali miniati cinquecenteschi, 2 dei quali restaurati grazie ad un progetto avviato nel 2015 dal Ministero della Cultura, altri 2 è già stato progettato il recupero. Biblioteca monastica che è aperta al pubblico fino al 9 gennaio, dal venerdì alla domenica, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30. L'ingresso è con Green Pass. E poi a Pavia segnaliamo la mostra dedicata a Tesla al Museo della Tecnica Elettrica di Via Ferrata e anche per i bambini i laboratori di smontaggio oggetti, visite guidate per gli adulti, museo che organizza in collaborazione con i viaggi di TELS fino al 28 febbraio, fino alla data di chiusura di questa mostra, anche una serie di visite guidate e teatralizzate. La partecipazione è gratuita, ma dovete prenotarvi alla seguente mail prenotazionimte@tunipv.it. Sempre a Pavia c'è la mostra fotografica Grand'Angolo di Paolo Torres, fotografo pavese, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune, visitabile al Palazzo del Broletto, ingresso solo con Green Pass, allo spazio Arti Contemporanee, mostra che rimane aperta fino al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 11 alle 18. E ancora aperitivo e cena con Delitto, 2 appuntamenti sabato 27 novembre, il primo è l'archivista aperitivo con Delitto al Museo Cosmos, per prenotazioni info@admajora.education, il secondo è la cena con Delitto alle 20 presso il ristorante Da Bruna a San Varese di Torre d'Isola e parte del ricavato sarà devoluto per il progetto di ricerca curato dall'Università di Pavia, DNA, un affare che scotta, uno studio farmacogenetico degli eventi avversi da farmaci antipsicotici e sostanze psicoattive. Info e prenotazioni al 328-7828-722. E poi l'omaggio ai Queen, sono aperte le prenotazioni per la serata di venerdì alle 21 al Teatro di Rivanazzano Terme in occasione del trentennale della scomparsa di Freddie Mercury, sul palco una meticolosa ricostruzione dell'Hyde di Wembley del 1986. Biglietti da 5 a 10 euro sul sito teatrodirivanazzano.it, in teatro un'ora prima dello spettacolo. Infine, il piano vaccini lombardo, è possibile prenotare sempre sul portale gestito da Poste il vaccino anti-Covid per tutte le fasce d'età dai 12 anni in su e è possibile anche prenotare la terza vaccinazione per gli over 40 e le persone maggiorenni con elevata fragilità, anche l'antinfluenzale, oltre a chi ha effettuato un vaccino Johnson & Johnson monodose, purché a distanza di 5 mesi, non più di 6 mesi, ma 5 è la novità di queste ultime ore, dall'ultima vaccinazione effettuata. Come fare? Andate sempre sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800 894 545 o ancora rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta necessaria per presentarvi poi al centro erogazione vaccini o ancora andate in posta ma muniti di tessera sanitaria. Tutte le vostre segnalazioni corredate da foto, locandine o video inviatele a info@pavia1tv.it, info@lombardialive24.it oppure via WhatsApp al 389-2566-296. Grazie per essere stati con noi e domani con un nuovo Appunti e Dintorni.